E il PD è pronto a dire. Sì, vogliono. No, è una proposta irricevibile per il Partito Democratico, noi saremo sempre vogliono contrari a riciclare le tangenti adesso. I reati legati ad illeciti nel finanziamento dei partiti. Nessun passo indietro dal PDL a difendere il provvedimento, a Maria Stella Gelmini che spiega. Il penale deve rimanere come una sanzione pesante in caso di finanziamento illecito, non nel caso in cui il finanziamento sia regolarmente iscritto a bilancio, registrato e semplicemente ci sia stata una carenza, un errore, una mancanza dal punto di vista burocratico. I 5 Stelle ironizzano, è l'ultimo capitolo di romanzo criminale. E il PDL va all'attacco delle opposizioni, con il loro ostruzionismo mettono in difficoltà il Paese, intanto Alemanno lancia un nuovo soggetto politico di centrodestra, Sonia Sarno. Un altro partito, basta, ma non ce ne sono troppi. Vanno sopra le righe, mentre l'Italia ha un gran bisogno di rinnovarsi. Il PDL morde il freno e rilancia due temi in primo piano per il partito di Berlusconi. Adesso sto continuando a commentare il TG. Perché mi era caduta la linea, si è sospeso. Beh, adesso speriamo che questo si registri. Non so se si è perso quello di prima. Risvolti e conseguenze per ora non vengono presi in considerazione. Solo Berlusconi si pronuncerà in merito e comunque il Cavaliere ha assicurato appoggio al governo perché il Paese ora più che mai, insistono, ha bisogno di stabilità ed è fondamentale andare avanti. Lui appoggia il governo, perché se no chi appoggia lui? L'abolizione delle province, la possibilità dei cittadini di indicare il capo del governo, il capo dello Stato, diventino legge al più presto. Siamo pronti ad approfondire e a dibattere, ma la minoranza non può imporre in democrazia il proprio veto. Adesso intanto l'ex assistente... C'è da vedere chi è in minoranza. ...una nuova alleanza nazionale spiega di cui propone un manifesto programmatico da sottoscrivere per la creazione di un partito in ottobre. Silvio Berlusconi sta facendo rinascere Forza Italia. Questo significa che il centrodestra sarà da adesso in poi fondato su più partiti. Quindi è logico far nascere un soggetto... È fallito l'unico soggetto politico dove tutti i partiti si sarebbero dovuti fondere, tanto a destra come a sinistra. Non si è fuso niente. Si è fusa la coalizione e si sciolgono di nuovo, ricreandosi uguali a prima. Pensa un po', neanche il nome cambiano. Proprio in vista delle elezioni europee del 2014. Adesso l'economia, piccoli segnali. Che poi alleanza nazionale. Alleanza fra chi? Non si sa, se si sono sciolti. Si rialleano di nuovo. Adesso 300.000 posti di lavoro con un milione. Gli elettori li sciolgono e loro si rialleano. Un po' come riaffondazione comunista. Nella nostra quotidiana guerra alla crisi, in tutto il paese, ma soprattutto al sud. È Confindustria a registrare il nuovo record di disoccupazione. Sono oltre 3 milioni le persone in cerca di lavoro e con l'occupazione ovviamente non si salvano neppure i consumi. C'è un'unica nota di speranza in questo cupo orizzonte. Sembra essersi fermata la caduta dell'industria, facendo intravedere così un abbozzo di ripresa. Produzione industriale in aumento, seppur di un magro 0,4% a giugno, ma che trasmesso al terzo trimestre conquista però l'agognato segno più. Ed è sempre l'occupazione la vera bestia nera anche per il mezzogiorno, dove comunque neppure uno dei fondamentali economici riesce a scrollarsi di dosso il segno meno. PIL, occupazione, consumi e investimenti, non se ne salva uno. Stavolta è lo Svimez a vedere davvero nero per il futuro del nostro paese in generale e del mezzogiorno in particolare. Se già le cose vanno male al nord, gli vanno ancora peggio al sud. Dal PIL che scende di 2,5 punti rispetto all'1,9 del nord, ai redditi della famiglia e fino alle esportazioni, per finire appunto con l'occupazione che registra al sud un calo del 2%, praticamente il doppio di quello del nord, e con un'emigrazione di oltre 1.300.000 persone, di cui 200.000 laureati. Il rischio è la desertificazione delle regioni meridionali. E adesso in Brasile sembra instancabile il Papa dopo la festa dell'accoglienza di ieri sera, messa di buon'ora nella residenza di Sumaré, e poi Bergoglio confessa 5 ragazzi e incontra alcuni giovani detenuti. Grande attesa per la Via Crucis di stasera sul lungomare di Copacabana. I servizi degli inviati Fabio Zavattaro e Stefano Berardini, poi Nicoletta Manzione e Marco Sanga.
Si prega sulla spiaggia di Copacabana il giorno della Via Crucis tra 3 ore lungo l'avenida Atlantica. Si prega nel parco Quinto da Boavista, magnifico bosco. Francesco incontra i giovani, si ferma a parlare con loro, poi confessa 5 ragazzi. Si inginocchiano nel confessionale, una manciata di minuti, alla fiera confessionaria, per non dimenticare mai le parole ascoltate dalla voce di Francesco. È il Papa del popolo, dice Renzo Sousa, 22 anni. L'italiano è Claudio Giampietro. Ci siamo inginocchiati, l'abbiamo guardato, lui, ecco, ciascuno di noi si sorrideva, era anche il modo di rivolgersi a noi molto diretto e le parole che dicevano erano proprio parole dirette al nostro cuore. Poi è incontro con 5 detenuti, accompagnati da alcuni assistenti. Il Papa, ci dice Padre Lombardi, ogni 2 settimane telefona ad un gruppo di giovani detenuti a Buenos Aires con cui è rimasto amico ed è in contatto. La giornata di Francesco inizia a sumare con un pensiero ai nonni, con sapienza, con dignità per poter essere nonni spirituali, invecchiare bene come il buon vino che migliora con il passare degli anni. Ricorda il documento di Aparecida, importante il dialogo tra generazioni, Angelus al Palazzo Civescovile. Il Signore benedica i nostri nonni. C'è una nave da guerra che vigila nelle acque al largo di Copacabana e si predispone il dispositivo di sicurezza. Sono migliaia gli agenti che stasera dovranno garantire l'ordine in città. Accanto alla polizia militare, centinaia di giovani che riempiono le strade di Rio. Certo, l'atmosfera che si vive qui è impressionante, la stessa sensazione che hanno tutti quelli che sono qui dall'Ecuador. In questi giorni quello che spero è di poter fortificare la mia fede, che tutti i giovani possano fortificare la propria fede per avere una fede solida e che vivano per Cristo. Già da questa mattina i ragazzi cominciano di nuovo a riempire la spiaggia davanti al grande parco, si preparano per la Via Crucis di questa sera con Papa Francesco. Si prevede che ci saranno più di 1,5 milioni di persone. La giornata di oggi della GMG è dedicata all'incontro con Cristo. I ragazzi e la città si preparano, ma c'è ancora l'entusiasmo della serata di ieri. In un tweet stamattina Papa Francesco ha scritto: che festa indimenticabile. Ed è stato un grande abbraccio della folla per il Papa, che Francesco ha ricambiato in ogni carezza per tutti i bimbi che gli hanno avvicinato, per chi gli ha porto una tazza di mate da cui ha bevuto un sorso, gesto fuori dal protocollo e soprattutto dalle misure di sicurezza. Mettete la fede nella vostra vita, dice con convinzione nel suo discorso dal grande palco, e la vostra vita avrà un sapore nuovo. Mettete la speranza e il vostro giorno sarà illuminato. Dopo il caso kazako siamo tornati in Italia, il capo della polizia risegna strutture e vertici, ma la notizia arriva tra comunicati sbagliati, smentite e conferme, ci racconta tutto, grazie. A che ci servono i servizi in Italia? Sono i disservizi italiani, manco sanno come fare l'amministrazione interna, ci vuole un altro papa per i servizi segreti italiani. Poco dopo le 13.40, ma il titolo di quell'email è su altro, sui complimenti del ministro Alfano per l'operazione antimafia ad Ostia. Poco dopo il Viminale fa sapere di annullare quel comunicato in quanto erroneamente partito. Ne segue un altro, questa volta titolo e testo sulle congratulazioni di Alfano. Infine arriva la nota, non c'è alcun giallo, per un errore tecnico si sono sovrapposti 2 comunicati differenti. Non sanno manco mandare i messaggi e sono i nostri servizi segreti. Ma per favore, manco sanno quello che mandano per posta. Li spiano loro tutto il mondo, li hanno spiati i kazaki probabilmente. Va a dirigere la segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza al posto di Alessandro Valeri, di cui Alfano, dopo le dimissioni del capo di gabinetto Procaccini, aveva chiesto l'avvicendamento. Giovanni Pinto diventa il nuovo capo della Direzione Centrale Immigrazione. Tra le finalità della riorganizzazione, anche rendere più efficace il sistema di circolazione delle informazioni. Il Viminale nominerà una task force, un regolamento definirà norme di comportamento durante l'attività operativa. Droga, pizzo, armi e usura, 3 potenti famiglie della mala con legami mafiosi si spartivano il territorio del litorale di Roma fino al blitz della polizia che ha portato a 51 arresti. Cristina Rasto. 500 uomini. Scatta nella notte il blitz della squadra mobile di Roma che ha interrotto la pax mafiosa a Ostia. L'operazione va avanti per ore fino all'alba. 51 arresti.
Un duro colpo per le famiglie Fasciani, Dagati e Triassi, quest'ultima legata a doppio filo a Cosa Nostra. Danni si spartivano nel territorio, proventi di droghe, estorsioni, armi e usura. Nell'inchiesta entra anche il pentito Spatuzza. Ero stato mandato a Roma per uccidere un esponente dei Triassi, racconta. Poi così non è stato, perché Spatuzza è finito in galera. Le indagini partono un anno fa, quando venne ritrovato in spiaggia un ordigno inesploso, di cui le intercettazioni, le collaborazioni dei pentiti. Se hai bisogno di soldi te li presto, se non hai bisogno ti costringo a vendermela. Sono le parole di un pentito che riferisce l'attività estorsiva dei Fasciani. E accanto alla paura che nasce dall'uso della violenza, della possibilità della violenza, i mafiosi cercano il rispetto delle zone in cui operano. Dalle intercettazioni emerge una spartizione rigida del territorio. Cercano il rispetto nelle zone in cui operano, però non rispettano le zone in cui operano. Com'è possibile? Agli arresti ospedalieri, riceveva i suoi accoliti e i suoi affiliati, ma nel frattempo le nostre nicospie registravano. E un duro colpo è stato assestato anche all'Andrangheta, in particolare al sistema che regolava appalti e favori politici a Lamezia e a Catanzaro, 65 gli arrestati, indagato anche il senatore PDL Aiello, in particolare con Gabriella Caparelli. Nelle indrine che si rispettano cercano sempre un contatto con la politica, e la politica, non tutta ovviamente, una parte, quella peggiore, cerca anch'essa il contatto con le cosche. Tutto parte dal racconto agli inquirenti di Giuseppe Giampà, collaboratore di giustizia, un tempo posto in discusso di Lamezia Terme, dopo che la sua famiglia aveva distrutto, un omicidio dopo l'altro, la fossa avversaria dei Serra Torcasio Gualtieri. E lui a fare il nome di Pietro Aiello, oggi senatore del PDL, indagato per voto di scambio. Secondo gli investigatori, avrebbe viziato le elezioni regionali del 2010, scendendo a patti proprio con la famiglia Giampà. 65 persone arrestate, imprenditori, professionisti e politici. Si tratterebbe di un asse politico mafioso costellato di promesse di voto, favori ed estorsioni. L'associazione criminale si è rivelata una holding. Gli affari della cosca Giampà vanno dall'acquisto e spaccio di sostanze stupefacenti alle estorsioni. Dalle indagini dunque un'intera città al servizio della potente 'ndrina, arrestato anche il vice coordinatore PDL della provincia di Catanzaro, Giampaolo Bevilacqua. Secondo l'accusa, i suoi rapporti con l'Andrangheta erano stretti e costanti. Un sistema perfetto e autosufficiente che attraverso truffe ed estorsioni sarebbe riuscito a garantire alla famiglia Giampà un ruolo di spicco nel traffico di droga e negli equilibri tra cosche. È in condizioni gravissime l'ex capo della mafia Bernardo Provenzano, i suoi legali chiedono la revoca del 41 bis, cioè del carcere in regime di massima sicurezza. Le procure di Palermo, Caltanissetta e Firenze hanno già espresso parere favorevole, ora la decisione spetta al Ministro della Giustizia. Trovati a decine di metri dal cratere i corpi dei tre dispersi della fabbrica di fuochi d'artificio di Pescara, 4 dunque i morti, sarà difficile stabilire le cause. Gli unici testimoni, come sentirete tra poco, sono gli abitanti terrorizzati che ho udito il botto. Perché hanno sentito il botto, per quello hanno potuto testimoniare. Una specie di fungo atomico, da chilometri di distanza si vede solo questo. C'è il 18 Pescara? C'è il 18 Pescara, noi. Sono feriti? Non si vede nulla, c'è un brondato. No, ci sono solo esplosi, altro che feriti. La fabbrica riesce solo ad aver paura. Sono la casa di fronte dove si è stata l'esplosione. Sì. Mia madre che sta proprio male. Allora, ha una trisidante la signora. Il panico soffoca la donna. Signore, allora, gli diamo uno scafo alla signora! Uno scafo! Dopo 7 minuti dalla prima... Ecco, bravo, dagli una pigna pure! Il direttore della centrale operativa del 118 chiama i suoi uomini e chiede altri mezzi. Chiama perché lo aiutino e l'operatrice gli dice di dargli i pugni e schiaffi alla madre anziana. Acchiappano a lupare, se fagli saltare la testa allora. I resti dei tre fratelli di Giacomo li hanno ritrovati nel pomeriggio, là dove ora c'è un cratere, c'era la casa matta usata come deposito giudiziario per i botti illegali. È impazzata la casa matta. Nel momento stabilire se la prima delle quattro esplosioni... L'hanno trovata in un raggio di 300 metri, i tre. Il recindice è una struttura quasi paramilitare. E la giornata di guerra che l'ha cancellata lascia solo questo, un campo che oggi chiamano la collina dei meteoriti.
questi erano i pezzi della fabbrica? Della fabbrica era fuoco proprio. Una fabbrica di fuochi artificiali ha fatto fuoco. Sul treno diretto a Santiago de Compostela, purtroppo stasera, la conferma.